Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo tutorial. Oggi volevo mostrarvi come rimontare Windows XP avendo il CD originale. Per prima cosa abbiamo bisogno sia del CD di Windows XP originale, eccolo qua, sia del CD di installazione dei driver della scheda video. Io ho ATI Radeon. Ok, possiamo incominciare. Per prima cosa accendiamo il computer. Ok, dobbiamo aspettare appunto che si accende. Adesso dobbiamo premere F9. Premiamo F9 sulla tastiera. E ci apparirà un menu dal quale scegliere con quale strumento iniziare. Dobbiamo mettere CD-ROM al posto di hard disk. Aspettiamo il riavvio. Mettiamo il CD di installazione di Windows. E quando ce lo chiede, ossia adesso, clicchiamo un tasto qualsiasi e si avvierà l'installazione. Attendiamo il caricamento dei file dal CD. Ecco, vedete che sta caricando i file. Ok, adesso è partita l'installazione. Per installare una nuova copia di Windows dobbiamo premere invio, altrimenti se la vogliamo ripristinare dobbiamo premere R. Io devo installare una nuova copia, quindi premo invio. Ecco. Aspetto che carica. Accetto il contratto di licenza premendo F8. Ok, adesso devo continuare l'installazione di Windows XP premendo ESC. Perché io devo installare una nuova e non ripristinare, quindi premo ESC. C'è una schermata di selezione di partizione. Quella partizione 1, NTFS, è la partizione che io utilizzo e nel quale è già installato il mio Windows XP precedente che io devo disinstallare. Per fare la disinstallazione,
ossia eliminare la partizione evidenziata, premiamo D. D. Ok, adesso ci chiede un'ulteriore conferma. Premiamo un'altra volta invio e ci viene questa schermata. Per eliminare la partizione premiamo L. Ok, l'ha eliminata. Adesso nello spazio non partizionato premiamo invio per confermare l'installazione su quella partizione. Adesso dobbiamo formattare. Scegliete la formattazione rapida. E cliccate invio, premete invio. Adesso c'è la formattazione, aspettiamo che formatta. Ok, adesso sta installando Windows XP. Aspettiamo che il CD copi nel computer e nella nuova partizione i file. Vedete? Adesso sta installando i file TTF che sono i font di Windows XP. Attendiamo che l'installazione e la copia dei file siano completati. Ecco, ha finito. Aspettiamo la configurazione di Windows XP. Adesso il computer verrà riavviato. Aspettiamo che il computer sia riavviato e a quel punto partirà l'installazione vera e propria di Windows XP. Scusate per i continui sbalzi di focatura, però non so che gli è preso la telecamera. Ok, adesso come potete vedere parte Windows XP e iniziamo a lavorare con il sistema operativo vero e proprio. Prima stavamo lavorando in DOS. Infatti non ho mai usato il mouse. Eccola qui, la nostra freccetta. Ok, adesso ha completato i primi tre punti, la raccolta delle informazioni, l'aggiornamento dinamico e la preparazione dell'installazione, che erano i punti che abbiamo effettuato prima. Adesso dobbiamo aspettare, dice, 39 minuti, ma in realtà il processo si accelererà più tardi e quindi in circa 20 minuti si risolve tutto, cioè finisce l'installazione e possiamo iniziare a effettuare i vari aggiornamenti con Windows XP installato. Adesso sto installando le periferiche. Vi ricordo che se avete qualche problema o volete chiedermi qualcosa, lasciate un commentino qui sotto. Ah, questa è l'installazione del supporto della lingua. Basta premere avanti e non toccare nulla, a meno che non volete le lingue orientali. Qui inseriamo il nome, che qualsiasi nome vogliamo, e sotto l'organizzazione, una qualsiasi. Eccovi, zoom un po' per farvi vedere meglio.